Io mi riservo naturalmente di leggere domani lo stenografico per avere una maggiore chiarezza di quello che è stato detto, però per quello che posso, per quello che ho personalmente sentito, ripeto, poi vedremo cosa dice lo stenografico, l'onorevole Baroni del gruppo del Movimento 5 Stelle durante la discussione ha pronunciato verso la mia persona le parole "è un reato, sei abituato", dandomi sostanzialmente del delinquente, non solo del delinquente, ma del delinquente abituale, diciamo, nella sua generosità. Ora, evidentemente si tratta di un fatto oggettivamente non vero, perché sono incensurato e peraltro le posso garantire, signor Presidente, anche persona per bene, però ove mai questo risultasse dallo stenografico, e domani mattina mi riservo di guardare il verbale appena cominceremo la seduta, io le preannuncio la richiesta della costituzione di un giurì d'onore, perché io, la mia onorabilità sia tutelata, perché non può passare, diciamo così, sotto silenzio il fatto che un parlamentare dia un collega del delinquente abituale, perché dobbiamo recuperare anche, come dire, un po' il peso delle nostre parole qui dentro, signor Presidente, è un luogo solenne, è il luogo della sovranità popolare, dare del malfattore, del delinquente a un collega è una cosa che dovremmo fare con una certa consapevolezza e serietà di quello che si sta facendo. Certo, dopo lo show della ministra Grillo di oggi è sul fatto personale, è sul fatto personale, è sul fatto, è sul fatto personale, però io comunque suo intervento su fatto personale, su questo intendo tornare. Perfetto. Intendo chiedere la sua alta sorveglianza su quello che è successo, su quello che succederà. Grazie. Grazie. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Paita, prego. Presidente, c'è grande preoccupazione per la...